Signori, bentornati sul canale dal vostro Mobby. Siamo qui con un nuovissimo esploriamo. Questo è Disco Simulator. Noi praticamente siamo nel 96. Questo, ok, questa è una novità pure per me. Siamo nemmeno il personale Marta. Allora, intanto dobbiamo fare acquisto un mobile per il riposo. Signori, praticamente dobbiamo gestire la discoteca. Cioè, noi abbiamo una discoteca, signori. È stranissimo, però dovrebbe essere una cosa spettacolare. Allora, qui ci sono vari tipi di bar. Questo è quello proprio più... Andiamo a vedere, ragazzi, perché a quanto pare pure la decorazione è una roba che conta parecchio. Ok, voi dite che ne faremo uno con tantissime luci? Sì, siamo in una discoteca, sì, assolutamente, signori. Ci sta. Ok, subito andiamo ad assumere un barman. Allora, signori, noi praticamente abbiamo... Mo' vi dico un po' di robe. Tanto andiamo ad assumere comunque il top delle persone. Praticamente noi, il nostro... Perché voi all'inizio del gioco, ragazzi, praticamente vi fa gestire sia la mappa che il livello in cui andate a giocare, che ha determinate cose specifiche. Per esempio, noi dobbiamo... non so se lo posso far vedere in qualche modo. Ok, signori, ultima cosa che ci rimane, il butta fuori. Io mi sono un po' portato avanti perché poi voglio farvi vedere il più possibile del gioco. Assolutamente. Tanto parte la musica, mamma mia. Signori, che cos'è? Signori, attenzione. Allora, l'obiettivo in questa mappa, mamma mia, però, signori, parte veramente. Qui ci volevo la gamma perché mi dovevate vedere, ragazzi, veramente assurdo. Allora, il gestore è Marta, che ci dà dei bonus, avendo Marta una conoscenza... Vada. Viene da un'esperienza bancaria, ha molte conoscenze nell'immobiliare, ecco, no? Quindi ci dà dei vantaggi sui mobili. Ci sono altri gestori, comunque, altri bonus, altre cose. La mappa, invece, è proprio... Guarda, si scatena! Pazzi! Spettacolo, signore! Ma sì, guardate, fighissimo! Un gestionale sulle discoteche, ragazzi, non mi era mai capito, veramente assurdo. Ovviamente qua c'è la fila, le cose, spettacolo. E inoltre ci dà anche 5.000 dollari extra, signori, quindi sinceramente non è una cosa che è indifferente assolutamente. Io ovviamente ho fatto le cose basic, perché appunto, vediamo un attimino come si gestisce. Per finire questo livello... L'obiettivo è quello di avere il livello disco 1, quindi sicuramente dobbiamo fare l'upgrade della discoteca e appunto vedere mano a mano effettivamente che cosa dobbiamo andare a fare. Allora, cosa che sto notando, signori, però, che lui non mi fa costruire stranamente. Quindi può essere pure che noi non possiamo effettivamente andare a costruire nessun evento al momento. Forse non possiamo costruire mentre c'è la discoteca, diciamo, aperta, ecco. Noi dobbiamo poi a un certo punto chiudere. Quando chiudiamo, effettivamente, allora ha senso, signori, sì. Sì, sicuramente. Però penso che mi serviva una sala da ballo più grande, sì. Comunque questo gioco è uscito recentemente, ragazzi. Comunque è difficile che da quando un gioco esce a quando ve lo porto passa tanto tempo, perché appunto preferisco portarveli subito, proprio per un discorso anche di freschezza, se vogliamo, no? Secondo me comunque i bagni senza fargli un muro, ragazzi, è bruttissimo. Magari me lo dite anche voi nei commenti. Però, aspetta. Minigioco che fa? Allora, ordine del cliente Flaming Potion. Che devo fare io? Allora, crea il cocktail ordinato dal cliente del club, scegli gli ingredienti giusti che corrispondono, sì, e chi li sa? Ah, ok, aspetta, me lo dice qua, ok, aspetta, allora, 1, 2, e basta, vai? Sì. Vabbè, se me lo dici tu, giustamente che mi dai la ricetta, è normale che non è complicato. Comunque, buono, abbiamo recuperato già i soldi della... Buono. I soldi si possono spendere per affitto e decorazione del club, attrezzatura e nuovi dipendenti, ottimo. Reputazione, sì, man mano che il tuo club acquista popolarità arriveranno sempre più clienti. 40 clienti, buono, vabbè, comunque per essere non è malvagio, eh. Solo che secondo me, dobbiamo vedere anche le spese comunque, signori, a fine serata, perché non è che in questo momento sto facendo solo entrate e cose, però secondo me arriverà una certa che... Ah, ok, così, se no altrimenti gli devo inviare il dipendente, ok, vabbè, ci sta. Allora, signori, vediamo il riepilogo della nota. Abbiamo fatto 2.500 dollari, che non è male. Abbiamo 255 clienti, però la maggior parte sono stati clienti arrabbiati. Ok, quindi... Ok, lui ci fa già la detrazione. Buono. Infatti finisce la serata e noi siamo... Ecco, a posto, per così dire. Però, come facciamo ad aumentare la reputazione? Adesso facciamo qualche lavoretto, ragazzi, e ve lo dico pure io. Allora, sicuramente qui abbiamo i miglioramenti, un po' come fosse un ramo da ricerca. Quindi ci sta, signori. Ci sta
bestia. Ecco perché comunque, ecco, una cosa molto interessante del gioco, ragazzi, abbiamo il calendario degli eventi, no? Tanto si chiama Gala Junco la discoteca, quindi è una discoteca che c'è stata, solitamente la fanno da me, nella mia città. Ah, intanto vedi, qua c'è pure il livello disco, ok, requisiti 500 popolazione, decorazione, miglioramenti sbloccati, ragazzi, dobbiamo arrivare al livello 1 disco, dobbiamo finire il livello, non me ne frega niente. Sto gioco mi sta piacendo un botto. Allora, $10 il prezzo del biglietto, 20% soddisfazione, quindi ti dà vari, ok, spettacolo, spettacolo. Dicevo, è una discoteca che c'è anche da me, ce ne sono tante nella mia città, però ecco, adesso cerchiamo di capire un attimino come possiamo fare per espandere il tutto, perché io comunque vorrei capire che lui non c'è da nessuna parte che comunque mi dà dei feed sul locale, perché vedi, se io avessi dei feed, delle recensioni, sarebbe diverso. Ok signori, guardate che stiamo facendo, sto montando degli antoparlanti, qui ho messo un muro divisorio. Secondo me è spettacolare perché così praticamente ho montato gli altoparlanti di qua e di quest'altro lato. In questo modo ci dà appunto la possibilità. Ora glieli metto anche da quest'altro lato. Vediamo se riesco. Sì. Perfetto. Cioè, essere un macello pazzesco, signori. C'è pure un altoparlante che lo metti a terra. Questo lo mettiamo qui. Quasi tutto il locale, signori, è completamente un macello. Ho comprato anche questo. Ho sbloccato appunto il potenziamento. E signori, mamma mia. Micidiale. Ah, mi servirebbe un DJ, però sinceramente non so dove prenderlo. Per il momento lasciamo. Ah, è vero! È vero, signori, vabbè. E che beh, devo di. No! No, no, signori, no, no, non mi puoi mettere. No, no. No, no, no. Spettacolo. Spettacolo. Ah, qua io ho messo pure il tavolino. Sì, micidiale, veramente. Però lo vorrei. Posso dire di dire. Appunto. Lo vorrei rosso, sinceramente. Mamma mia. Top. Qua che ne mettiamo. Mamma mia. No, vabbè, signori. Ma che spettacolo è. Così possono fare la fila, eventualmente. Ma qui, signori, io voglio mettere luci blu. Qui andiamo a mettere quelle rosse. Che top. Che top. No, vabbè, signori, vabbè, dai. Io veramente. Gioco definitivo. Ma che spettacolo. Ma va. Cioè, voi forse non avete idea che stiamo facendo. E siamo all'inizio. Siamo all'inizio. Assumiamo Patrick, signori. Abbiamo assunto già il tizio delle pulizie. Abbiamo assunto anche Patrick. Ah, ok, però se non faccio il muro non me lo fa mettere. Va bene, non è un problema. Allora, facciamo le pareti, signori, dai. Voglio assolutamente cominciare a fare qualche cosa di divisorio nella discoteca. Ok, per il momento facciamo così, signori. Ora andiamo a mettere anche la porta. Potevo dividere la stanza di loro due, però per il momento facciamo così, signori, mi va benissimo. Io non sto cambiando i colori perché secondo me per queste cose all'interno di una discoteca forse sarebbe anche meglio lasciare così. Quello che voglio fare invece però è cambiare i pavimenti. Io mi sto un po' sbizzarrendo, signori, mamma mia che top però, signori, come ho finito i soldi? Non ci credo, ragazzi, ho finito i soldi. Inizio che io facevo tipo vai a ruota libera. No, vabbè, ho finito i soldi. Vabbè, abbiamo discoteca allora, scusatemi. Ok, allora, cerchiamo di capire un pochettino il discorso. Energia, toilette, ok, bere e ballo. Quindi adesso abbiamo ingrandito tantissimo la sala da ballo e ho decorato tantissimo. Quindi io spero la reputazione adesso ci va un po' da mentale. Secondo me possiamo anche mettere comunque a 3x, eh? Vediamo un attimino com'è. Guarda le luci, mamma mia. Spettacolo, signori, posso dirlo? Mamma mia, micidiale. E che succede? Visualizza il minigioco DJ. Che dobbiamo fare? La tua tracklist. Vabbè, io vado a caso, cioè nel senso non so quello. Ah, ok, sì, aspetta. Non è top, vai. Veramente curioso di capire, signori, come va la seconda serata. Vedo molta più gente. Delirio. Paradossalmente, signori, sta andando peggio della prima serata, comunque. Ah, ok, aspetta, ok, scusate, ok, ho capito, ho capito. Numero attuale di posti, riposo, occupa. Quindi lui vuole più posti riposo, ok. Sì, 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 assolutamente. Sì, 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 sì. Numero attuale di posti per ballare occupati, 3. Vabbè, posti per ballare a voglia, scusa. Quindi perché basta? Non ho capito. Vabbè, comunque, signori, dai, sono fatte le 7 di mattina. Ah, no, la notte termina alle 8, ok. Sicuramente adesso ci togliamo le spese. Ora non so quanto effettivamente andrò a spendere. Però io andiamo a mettere sicuramente alcolici spanti. Vabbè, scusa, c'ho il tizio delle pulizie, vai. Se no, che fai là? La reputazione è scesa tantissimo. Ora io ho guadagnato un po' di più. Eh no, signori, però niente, gli devo fare il discorso del riposo, dei posti a sedere, perché se no, cioè così, non risolviamo. Allora, gli metto sempre altri divanetti simili, però che li metto di qua, signori, perché poi li voglio spostare sempre nella zona bar, no? Però io ne voglio mettere un po' di più,
Diciamo che per il momento li metto così giusto per capire se riesco a farli felici. Ok, assolutamente segnali sempre che la serata sta andando molto meglio. I posti a sedere sono comunque sempre tutti occupati, anche se comunque spesso poi si vanno anche a liberare, quindi va benissimo. Ma perché non va il tizio? Ah beh, ma devo sempre comunque, ok, glielo devo dire io sempre, ok. Altre due toilette, vediamo un attimino come ce lo portiamo avanti il discorso. Sono molto curioso perché comunque almeno già non siamo stati tremendi con la reputazione, quindi va benissimo così. Già, però comunque intanto facciamo delle entrate. Comunque l'entrata c'è, però certo bisogna migliorare tanti aspetti. Ma è sbagliato. Ah, è sbagliato, vabbè. La fretta di andare avanti, signore, vabbè, ok. Abbiamo fatto entrare un minorenne nel locale, perfetto, direi che stiamo andando alla top. Top top. Comunque nel particolare comunque come gioco è veramente strano. Non mi sono... posso dire che è veramente la prima volta che mi capita un simulatore così. Che comunque fondamentalmente è un builder, signori. Però è fatta a modo suo, è molto particolare. Appunto vi dico che è stranissimo. Però è tosto, è forte. Ok, sicuramente mi servono anche più posti a riposo. Ma proprio molti di più, assolutamente. Però vedo anche più persone felici. Ragazzi, siamo arrivati alle 4 del mattino. Che comunque prima eravamo terra terra qui, quindi assolutamente già va molto meglio. I bagni sono sempre tutti troppo occupati, quindi niente, mi servirebbe un altro bagno addirittura. Assolutamente un altro bagno. Insomma, sì, comunque poi dalle varie attività dobbiamo andare i butta fuori nei posti. Cioè c'è veramente un delirio. Cioè secondo me potevo anche non fare la stanza per i butta fuori e per il tizio delle pulizie. Però mi sembra brutto sinceramente. Cioè posso dirlo che mi sembra veramente brutto. Allora aspetta un attimo, stavolta lo voglio fare meglio. Allora Allen King, Wesley, padre, e Nella della madre, ok. Se il cognome, il documento di identità. Metti un attimo pausa per favore, perché mi sento in ansia se tu mi fai questo discorso, ok. Allora, Jasper Nelson, ok. Ma non è, scusami. Ok, lui dice se il documento di identità non è ancora scaduto, confronta con la... no, data di scadenza 2000, noi siamo... No, non c'entra niente. Assolutamente, ha più di 18 anni, quindi ci siamo. 4696, la data mi sembra corretta. Il nome del club, Calayunco, è corretto, sì? E lui si chiama Allen King? No, ecco, vedi, titolare del biglietto Jasper Nelson, no. Assolutamente, puoi uscire. Però signori, sicuramente ecco, sono molto più... Però vedi, la reputazione io non sto riuscendo a farla salire. Di momento facciamoli così, signori. Voglio veramente capire se lui... Non mi pare che aveva altre problematiche. Beh, non mi sembra. Ah, e quindi posso sedere, mannaggia, mi sarei messo a ricordato dopo. Comunque è una cosa che non valutavo anche prima. Può essere pure che loro comunque scendono, perché comunque la qualità anche del riposo, cioè nel senso, non è che quanto uno prende, sai, ok. No, è anche la qualità di quello che compri. Quindi può essere pure che loro sì, sono contenti, nel senso hanno quello base. Però magari poi più là compreremo sicuramente, ragazzi. Che mi sono sbagliato, l'avevo visti prima. Compreremo più. Comunque questa parte posso dire che è spettacolare questa zona. Cioè qua va veramente sistemata meglio, però è fenomenale. Però ecco, comprare roba più di qualità. Ecco, con i bagni assolutamente adesso ci siamo. Sì, di gran lunga. E ho comprato mobili per il riposo, appunto, sono migliorati, quindi dovrei effettivamente avere la possibilità. Ah, in realtà posso dire che comunque il livello di conforto è uguale, cambia solo la differenza. Però questo è fighissimo, assolutamente. Bellissimo. Vorrei fare ecco, per esempio, una roba di questo tipo. Ok, grande. E vorrei mettergli anche lì tipo un discorso simile, ok? No? Però con un tavolo rettangolare. Tavolo medio, perfetto, perfetto. Eccolo qua, perfettissimo, signori. Mamma mia, top. Ok, proviamo adesso. Allora, vediamo il tizio. Bileris, Bileris, ok. No, ma è minorenne. No, assolutamente, fai uscire, è minorenne, ragazzi. Ma se, anche se comunque dalla faccia non sembrava, vabbè. Ok, signori, altro upgrade. Ho comprato praticamente il bancone, appunto, ho fatto l'upgrade. E adesso possiamo mettere appunto il bancone con due barman. Quindi sicuramente... andiamo molto più spediti. In realtà i guadagni dovrebbero anche aumentare. La reputazione comunque piano piano sta aumentando, quindi sicuramente non è una cosa da poco. Ecco, giusto per capire anche, ecco, anche come entrare comunque nell'ottica. Sicuramente è molto importante il discorso anche decorativo. Ecco, sicuramente questo è un fattore molto importante, signori, importantissimo se vogliamo. Però signori, cioè, a parte che mi sembra che comunque c'ho molte più persone. Numero previsto 49 clienti. Però vedremo, vedremo. Che quello è quello previsto. Effettivamente mi sembrava quello che avevamo effettivamente poi nella serata.
Comunque c'è da dire che le persone si stanno trovando meglio rispetto a prima, sì. Che io farei anche gli eventi, ma non abbiamo la reputazione, signori, mannaggia miseria però. Ragazzi, mi sa che non ce la facciamo ad arrivare, perché comunque vuole appunto 500 di reputazione, 500 di decorazione. Però la reputazione, io non capisco davvero la reputazione su quale base. Allora, facciamo un'altra cosa. Io faccio un altro discorso relativo alle pulizie. Sì, assolutamente, signori, andiamo ad assumere altri due signori belli prepotenti e che magari ci hanno veramente una mano. Ora cerco di capire, signori, come fare per la reputazione, se no. Ma scusa, effettivamente io c'ho qua il tutorial, perdonami. Allora, eccolo qua, signori. Gestione del club. Club efficiente, clienti soddisfatti. Aumenta la reputazione, aumenta cliente, aumenta soldi e così via. Ora, sapete che voglio fare? Voglio provare un attimino, signori, però veramente ve lo dico, massimo supporto, perché dobbiamo fare almeno una miniserie su sto gioco, perché veramente è troppo particolare ma troppo carino anche allo stesso tempo. E voglio effettivamente capire. Io adesso me lo guarderò un attimino a uno per, perché devo capire effettivamente perché le persone sono scontente. Comunque, lo spazio nel locale c'è per sedersi, per andare in bagno, per bere, c'è tutto. Poi io non so se comunque effettivamente varia il discorso, boh, della distanza, ma non credo, ragazzi, non credo. Insoddisfatti o arrabbiati è tantissimo, ragazzi, ma è tanto. Però signori, prossima volta, se ci sarà, noi sfonderemo col locale e inizieremo anche ad organizzare gli eventi, signori. Dobbiamo sfondare tutto, signori. Comunque, signori, fatemi sapere. Per oggi, comunque, con Disco Simulator Ita è tutto. Sono veramente molto curioso di sapere la vostra. A me, comunque, un titolo che mi ha sorpreso tantissimo. Veramente non me l'aspettavo. E sono veramente contento, perché comunque vedo che i simulator piano piano prendono sempre più piede, sono sempre più vari. E questa cosa mi fa veramente contento, signori. Saluto il vostro Nobby. Alla prossima. Ciao.